In questo video faremo l'unboxing del quinto carico di Capodanno 2024. In questa bella box gigantesca troviamo il quinto carico di Capodanno 2024 e vi assicuro che sarà un carico molto particolare perché in questa box ci sono un sacco di materiali molto molto particolari che abbiamo preso in un nuovo negozio. Abbiamo preso ACS Fireworks di Messina. Nuovo negozio di Messina, lo trovate per chi è siciliano. In via Luciano Manara 102 Messina, nuovo negozio, ma veramente rifornitissimo e non solo dei classici materiali che hanno tutti. Da CS Fireworks trovate veramente un po' di chicche un po' più difficili da trovare e perfino qualche materiale F3. Quindi, se qualcuno tra voi ha il porto d'armi, vale sicuramente la pena farci un giro perché ha veramente tanto, tanto materiale. È super gentile. E ha un catalogo veramente, veramente vasto. Ma adesso basta con le chiacchiere e buttiamoci nell'unboxing. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Pirotecnica La Torretta. Io sono Samu, come sempre, come vi dicevo, abbiamo preso questo carico da CS Fireworks Messina. Naturalmente questa box è semplicemente una box che ho in casa che sto facendo per fare l'unboxing. Ma adesso basta con le chiacchiere e andiamo a vedere che cosa abbiamo preso da CS Fireworks a Messina. Messina, per chi di voi è messinese, consiglio sicuramente di farci un giro. Guardate qua che meraviglia! Che meraviglia che si staglia di fronte a noi, non ci sta neanche in cam di quanto è grande questo pacco e tutto questo l'abbiamo preso da CS Fireworks. Negoziante veramente super gentile, molto disponibile e un catalogo, devo dire, anche vario. Ci ha sorpreso non poco perché il catalogo non ha sempre le stesse solite cose trite e ritrite, ma come vedrete tra poco nell'unboxing, gli piace variare. Ha veramente materiali molto particolari, anche un po' più difficili da trovare in Italia, e quindi veramente una grande sorpresa. È stata veramente una grande sorpresa trovare questo negoziante. Ma adesso buttiamoci dritti per dritti nell'unboxing e partiamo carichissimi con i due materiali che abbiamo in cima, che sono due bei pacchetti di razzi che già vi parlano dell'attenzione di CS Fireworks per portare un po' di novità, un po' di innovazione in Italia. Abbiamo questi bei razzetti della Jorge, leggete lassù il brand Jorge, si chiamano Muerte Rockets, bellissimi, pacco da 10 pezzi. 10 pezzi, categoria F2, 27 grammi per pacchetto. Questi qua, ragazzi, se andate a leggere l'effetto là sopra, Whistling Chrysanthemum with Report, che cosa significa? Sono dei fischioni. Non so se qualcuno di voi si ricorda i fai fracchette della Funke. Eccoli qua, sono gli stessi razzetti ribrandizzati, bellissimi, fanno fischio crackling e poi secondo stadio fischio botto. Veramente stupendi e ne abbiamo presi due pacchetti. Due pacchetti e già vedete la diversità di materiale, non ha i soliti fischio e botto che hanno tutti quanti, tutti uguali, ma varia. Se andrete da Christian, prendeteli in considerazione quelli lì perché sono veramente molto fighi. Se sono uguali ai fai frachete, saranno veramente una figata, non vedo l'ora di provarli in azione. E restate collegati fino a fine video, ragazzi, perché alla fine del video non è che qua facciamo solo l'unboxing. No, signore, in questo unboxing ci proveremo un po' di materiale. Quale materiale? L'ha scelto la chat abbonati, quindi seguite fino alla fine del video e scoprirete che cosa spareremo. E se vorrete decidere che cosa farci sparare nei prossimi video, non avete che da abbonarvi. PyroNation 0,99 al mese e vi unirete alla chat che ci comanda. Ma proseguiamo oltre, abbiamo le farfalle Borgonovo, farfalla gigante Borgonovo, l'avevamo già provata tempo fa, la riproveremo molto volentieri, la piazziamo qua giù in fondo e già vedete la varietà, York e Borgonovo, sia brand nazionali che brand internazionali, molto interessante. Ma proseguiamo oltre perché abbiamo due pacchetti di petardi, ragazzi, sto andando un po' veloce perché a fine video dobbiamo anche spararci un po' di roba, quindi scanno un pochettino. Due bei pacchetti di petardi, abbiamo qua il Mega Magnum della Razzi Group, Mega Magnum Razzi Group. Piazzo qua, li abbiamo già sparati in passato, ma li rispareremo molto volentieri. E già si vede una bella varietà. Razzi Group, Borgonovo, Jorge, veramente un po' di tutto. Proseguiamo oltre, abbiamo i Super Magnum
due pacchetti di Super Magnum Razzi Group. Personalmente consiglio di più Super Magnum, Mega Magnum non mi hanno mai impressionato granché, ma Super Magnum invece è veramente molto fighi. Anche se tutto dipende da quello che dovete fare, se volete variare ci sta anche prendere entrambi tranquillamente. Ma proseguiamo oltre perché abbiamo un bel pacchetto di petardi vampiro, questi sono essenzialmente i Rowdy dei Razzi Group. Molto bello, stiamo già creando un bel assortimento anche dei Razzi Group laggiù in fondo. E proseguiamo oltre perché ragazzi, sempre dei Razzi Group abbiamo due ottimi prodotti che sono le Gazzeladri, qui di fronte a noi. Ognuna sono da penso 40, 40 colpi giù di lì, due strisce per pacchetto, molto carine ragazzi, belle mitragliette, non costano tanto e assicurano sempre tanto divertimento. E poi un'altra cosa che assicura tanto divertimento, ma che è decisamente un po' più grandicella, Inferno 200 colpi Razzi Group. Non ho detto soltanto le grammature ragazzi. 2,5 grammi per ognuna di queste strisce, mentre questa strisciona da 200 colpi sono 10 grammi. 10 grammi per tutta la striscia, naturalmente. Mega Magnum, l'ho detto, 0,15, Super Magnum sempre 0,15. Queste farfallone Borgonovo invece 2,5 grammi. Sono belle, sono grosse, volando a Dio, ma non hanno l'apertura. Questo per chi se lo stesse chiedendo. Proseguiamo oltre e andrei a finire con i petardi perché abbiamo un altro bel pacchetto di vampiro innanzitutto, altro bel pacchetto di vampiro che mettiamo laggiù e adesso passiamo qualche emettitore da un grammo. Perché sì, trovate anche quelli da CS Fireworks e abbiamo qua i Tigre, prodotti da Pirotecnica Arpi, 4 pezzi per il pacchetto ed eccoli qua dentro ragazzi. Gran bel petardone, bello tozzo. Bello aggressivo. Vedete già che c'è un po' di tutto, un po' di tutto trovate da CS Fireworks, sia i petardi un po' più piccolini, un po' con cui divertirsi più progressivamente, sia anche i mettitori di suono, categoria P1, come questi Tigre e questi Falco, ragazzi. E questi Falco, sempre Pirotecnica Arpi, qua 10 pezzi per pacco, ma stessa grammatura dei Tigre, 0,98 grammi al pezzo. Davvero bellini. Li abbiamo già provati, ma li riproveremo molto volentieri e chissà, magari ci facciamo anche un bello stellone. Ma proseguiamo oltre perché ci sono due prodotti che a me fanno impazzire, che io li adoro semplicemente. Se andrete da Christian prendeteli perché vi ci spaccate. E i primi sono i Mini UFO. Infatti ne ho presi due pacchetti perché sono troppo divertenti, ragazzi. Mini UFO Borgonovo, 12 pezzi al pacchetto, 1,17 grammi a pezzo. Sono essenzialmente delle trottoline, ve le faccio vedere. Eccole qua ragazzi, sono essenzialmente delle trottoline, ma sono veramente mega divertenti. Sono semplici, sono piccoline, sono però veramente mega ludiche, vi ci divertite un botto. Proseguiamo oltre con un altro prodotto mega divertente che sono, questi li conosceranno in molti, Fischio Magico Alessi, ragazzi, due pacchetti di Fischio Magico Alessi abbiamo, li faccio vedere anche questi molto brevemente, sembrano dei petardi, li vedete qua, sembrano dei petardi. Ma essenzialmente fanno solo fischio, li accendete e fischiano volando a casaccio. Sono veramente bellissimi e vi ci spaccate dal ridere perché volano veramente a caso, cioè non c'è un senso in dove vanno, vanno dove cavolo gli capita. E best buy assoluto abbiamo anche i Demon, un bel pacchetto di Demon, classico che conoscerete tutti, emettitore P1, 0,45 grammi al pezzo, 20 pezzi la confezione. Mettiamola giù nell'angolo degli emettitori. Eccola. E adesso ragazzi andiamo sulle robe un pochettino più grandi perché non abbiamo neanche iniziato con l'unboxing, abbiamo solo raschiato la superficie e direi di tirare fuori uno dei bestioni. Guardate qua ragazzi, questa è una belva. Questa è veramente una belva batteria diurna. Qua ragazzi abbiamo una batteria diurna pensata per essere sparata durante il giorno. È una batteria della Gold Dragon, se non sbaglio. Sì, Gold Dragon, perfetto. Batteria della Gold Dragon, nome prodotto Green Smoke, quindi probabilmente sarà a fumate verdi, 405 grammi. L'esplosivo netto contenuto. Faccio un ingrandimento sulle specifiche tecniche. Veramente molto figa, ragazzi, io non vedo l'ora di vedere questo bestione in azione. E guardate laggiù, mamma ragazzi, che belva!
Che belva, dovrebbe essere un 25-30 mm, se non sbaglio 25 colpi, lo vediamo subito, 1, 2, 3, 4, 5, sì, sono 25 colpi, secondo me è un 30 mm veramente, veramente aggressive, sono super curioso di vederlo in azione, probabilmente sarà fumata verde, botta al titanio, chissà se non c'è anche l'apertura a fumo, lo scopriremo più avanti, intanto facciamoci spazio nel tavolo. Perché sta per arrivare parecchia altra sostanza e lo ricordo che ragazzi a fine video gli abbonati hanno scelto qualcosa che ci spareremo a fine video, quindi restate collegati perché a fine video si spara. Qua mettiamo le gazze ladre, pam pam pam, qua mettiamo i razziatti muerte che spero gli avranno scelti gli abbonati perché muoio dalla voglia di provarli. Veramente non vedo l'ora di provarli, devono essere veramente fighi. Ma basta parlare, proseguiamo oltre perché abbiamo un bel pacco di fontane. Fontana T-Rex, Razzi Group, due pezzi per il pacchetto, 20 grammi per pezzo, 40 grammi totali. Le fontane Razzi Group sono sempre belle grammate e questa è una cosa molto bella perché significa che dentro c'è qualità. C'è qualità, adesso magari mettiamo queste di qua. C'è qualità, c'è sostanza e quindi vi fanno anche un effetto più bello, non sono quelle classiche fontane che si inghiozzano e si spengono dopo 2 secondi. Proseguiamo oltre, questo è probabilmente un best buy tra le fontane economiche, abbiamo la lampo nella notte, sempre Razzi Group, un fulmine a ciel sereno, le freddure qua volano veramente a livelli altissimi, 20 grammi per 2, 40 grammi totale la confezione. Dentro questa piccola fontanella ci sono due tubi, doppia durata, veramente un bel prodotto della fascia economica, merita sicuramente di essere preso in considerazione. Ma proseguiamo oltre con forse una delle girandole aeree più belle disponibili in Italia, naturalmente in F2, e sono ragazzi, eccoli qua, i pipistrelli volanti dei Razzi Group. Questi ragazzi, doppio stadio, prima elevazione aerea, poi seconda elevazione aerea e piccola apertura crackling, veramente molto molto belli. Tre pezzi la confezione, stavo cercando la battuta, qua non c'è nessuna battuta, sono profondamente deluso, nessuna battuta. Vabbè, a parte la mia delusione per le freddure, che in questo caso non ci sono. Sono una bellissima girandola, so che quando se la troverete ragazzi, se andrete da CS Fireworks lo vedrete, non costa come le libelluline, naturalmente, ma l'effetto è a un altro livello totalmente. Ma proseguiamo oltre perché abbiamo un altro bel pacco di fontane a peregina e attenzione alla freddura, be happy, qua si raggiungono livelli veramente altissimi di freddura. Fontana a peregina 33,6 grammi al pezzo, due pezzi 67,2 grammi totali, fischierà, non mi ricordo più, se non sbaglio Nicoletta aveva detto che avrebbero fischiato quest'anno e quindi molto figo, non vedo l'ora di rivederle in azione. Proseguiamo oltre perché ragazzi qua già abbiamo tre pezzoni da paura dopo un altro pacco di fontane, abbiamo le fontane Cucù, tre pezzi per pacco. L'unico momento certo è ora, sicuramente, infatti andiamo a leggere le specifiche tecniche, 26,5 grammi, 3 pezzi la confezione, 79,5 grammi totali, l'esplosivo netto contenuto di queste fontane Cucù. Anche queste non le ho ancora viste quest'anno, non ho ancora provato granché dei prodotti Razzi Group quest'anno, sono super curioso di vederle in azione, ma proseguiamo oltre con una fontana che veramente agognavo di provare. E da CS Fireworks non ho potuto fare a meno di prenderla. Questa, ragazzi, è una fontana che costa. Non è una fontana economica. Però questa è una cosa assurda, ragazzi. Abbiamo qua la Magic House Alessi. È una delle fontane più fighe dell'universo. Guardatela in confronto a quello che c'è dietro. È enorme veramente. Questa, ragazzi, vi fa prima parte fa una girandola e inizia a girare a terra come una girandola enorme, fighissimo. Poi parte la fontana da sopra. Fa la fontana sopra, dopo un po' che va la fontana da sopra, ragazzi, la casa si apre in due, fa la fontana laterale e inizia a girare di nuovo. Esagerata. È veramente esagerata. Se ne avrete modo, passate da Christian, prendetela perché spacca veramente questa fontana. E proseguiamo oltre con un'altra bella batteria. Qua siamo sulla fascia forse un pochettino più economica. E abbiamo qua The Best Gold Dragon, 19 colpi, Gold Dragon 20 mm. È un secolo che non sparo questa batteria.
Cioè, veramente, ho quasi il momento lacrimuccia. È veramente un secolo che non sparo questa batteria. Classico, abbastanza economico, abbastanza alla tasca di tutti. Ma sono tanto curioso di rivederla in azione perché è veramente un botto che non la sparo. E adesso, ragazzi, la sostanza. Io so che questo gli abbonati l'hanno già scelto, quindi sicuramente lo vedrete a fine video. E stiamo parlando di lei, ragazzi. Il gatto Traca Valenciana. Guardate che belva, 10 metri, 10 metri, leggete qua, 10 metros, come cavolo si dice 10 in spagnolo, Traca Valenciana, questa ragazzi è una striscia di passafuoco di 10 metri con appesi praticamente dei super blow ogni metro e mezzo, due, è veramente una figata atomica, io l'ho appoggiata qua a terra perché dalla mia mano sembra grandissimo, ma in effetti è grandissima, è una bestia, ragazzi, è una cavolo di bestia. Guardate che cos'è, cioè, è veramente enorme. Andiamo a vedere le specifiche tecniche, ecco qua l'etichetta. Batteria di petardi di fulmine, categoria bla bla bla, peso netto 11,65 grammi, esplosivo netto contenuto. Fabbricante pirotecnica Elgato, distributore York e Fireworks. Che storia, che storia. Non so se riesco già a farvela vedere un pochettino, ragazzi, anche se poi rimetterla dentro è un parto, quindi dentro è fatta essenzialmente così, ragazzi, passafuoco e bottarelle cattive. Ma tra poco la vedremo in azione. Questo, ragazzi, è tutto per il carico di Capodanno fatto da CS Fireworks Messina. Di nuovo, io vi consiglio assolutamente di passare perché è un negozio fornitissimo, l'avete visto, non sempre e solo gli stessi prodotti banali che hanno tutti, ma si varia. Si varia, c'è questa Magic House Alessi che è una fontana fighissima, la Traca Valenciana, quante volte l'avete vista? Piuttosto che i Muerte Rockets, fighissimi razzetti, anche tutto sommato abbastanza economici, e questo bel batterione diurno. CS Fireworks lo trovate in via Luciano Manara 102, Messina. Se avete modo, passate perché è veramente rifornitissimo. Ma adesso andiamo in rampa di lancio e diamoci dentro. Bella, ragazzi, siamo qua in rampa di lancio con un po' Eccoci, tutto quello che pronti, dobbiamo sparare, il nostro pronti. fuochino power. E si parte a cannone. Con cosa vuoi partire? Ah, i tappi. Fuck No, ma fa niente, oggi andiamo fuori. it. Sì, fa anche dai tappi. Partiamo subito, dai, grazie, group. Aspetta un attimino. Non tu ce li hai, maledetto. Razzi Group, questo è pesante, ci sta nella pozzanghera. Si è spento. Bello, bello, bello. Molto bello nella... Bello. ma... Vai, vampiro, vampiro. Berraudino vampiro. Si è spento. Ma no! Ha tenuto! Sorpreso. Bel demon, da quanto non tiriamo demon. Bella bottarella. Andiamo con la Ah, vuoi gazzetta? andare di No, Gazzaladra? no, no, dopo, dopo, dopo. Diretto, senza passare da falco e Vado con un tigre, e le falchetto. minchiatine qua di No, le lato? manchiatine dopo. Vado con un falchetto. Questo può Vai. andare anche nell'acqua? E Sì. allora lo buttiamo nell'acqua. E acqua sia. No! No, è rimasto qua! È rimasto qua! Scusate, ne devo fare un altro nell'acqua. Riproviamoci, vai. Mica la sbarra un millimetro. C'è? Spento. No. No? C'è? Woo! Mica senti le sbarre che vibrano. Sì. Vai, Tiger barilotto. acqua. Sempre un grammo, raga, eh. Sì, sempre un grammo nella water. C'è. C'è? Sorbole che botta! Sorbole. Allora, dai, voglio questa adesso. Vai, mitraglia, mitraglia! Mica? Carino. Ha preso? Sì, no.
tutte queste cazzolate. Sì, carina anche così lenta, eh. Eccola. Sincero, a me piace. Puttanza! Me l'aspettavo di. Che la gazzaladra! Minchia, che botta queste gazzaladro! Che botta finale! Vabbè, proviamo questa, dai, cos'è? Vai, questa è una trottolina da terra, da appoggiare la terra prima. Puoi fare uno stellone di queste qua? Certo, caro. Minchia. Eccola lì. Bella! Sì, è simpatica. Tu hai idea che cosa ti fa uno stellone di queste? Vai, stellone di queste. Vai, stellone di girandole Magic Whistle. Questa è una cosa stupida. Bellissimo! Fantastico. Dai, mega divertente. Ma metà dei Magic Whistle non si sono accesi? Sì, no, no, sono andati secondo sono me. Andati? Ah, perché ne hai messi pochi, okay. Sì, sì, sì. Vuoi andare con gli altri due? Di che? Di Magic Whistle. Pensavo di averli in tasca e infatti li ho in tasca. Magic Whistle, andranno in acqua? Qua viaggiano poco perché sono su un... non è regolare, ma se l'asfalto è regolare viaggiano di bestia. Faccio questi tre in acqua, vediamo un triplex in acqua. Triplete in acqua. Bellissimo, mi sa che uno è esploso in aria, tipo. Se uno si muove, il terzo è morto. Samu, ho deciso una cosa, raga. Sì. Facciamo una mega stellona di tutto quello che è avanzato. Tutto, tutto. All in, grazie a CS Fireworks. All in, all tutto in. Tutto quanto dedicato al nostro CS Fireworks e dopo andremo con i Muerte e la Traca. Tutto, tutto. Andiamo. Bene. Cioè, sì, cioè, un po' di fiatone. Sto ansimando, fiatone, sono fuori allenamento, ma guarda che stellona! Aspetta, oh, fatta lì. Ah, sì, c'hai ragione. Ciao bello. Ciao, 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 ciao. No. Vai. Prima fammi allontanare, poi quello che ti pare, vai. Non lo rividerò più. Nice stellina! Guardala lì che ci sta aspettando. La traccia! Vai! No, partiamo con i razzetti, dai! Partiamo con i razzettini, dai, sì, to! Ma va, ma non partirà mai, palese! Sei una cacata! Oh! Contro le critiche! Rulez! Contro le critiche! Fallo di qua adesso che ho paura per la macchina! Va dritto, ok. Va bene, finiamo in cazzoneria. Solo dritti. Ragazzi, facciamo uno stellone sui dritti? Allora, solo dritti. Un altro dritto. Adesso, spezzerei una lancia su questi razzetti che sono veramente belli. Veramente. Mamma mia, grazie CS Fireworks per questi razzetti, sono veramente questo belli. Deve essere una cazzata. Infatti mi sposto. Bellissimi. Bellissimi. Oro. Belli, belli, belli. Oro. Spaccatevi di questi razzi, sono belli, oro. Belli, belli. Ne facciamo partire tre. Vai, fammi un po' in orizzontale. Tre in orizzontale. Anche riesci a prenderli? Sì, sì. Ma poi che pizze tirano, sì, per quanto sì. Sono piccoli. Sono veramente belli, raga. Porco can, che belli. Penso una delle cose più carine come razzi dell'anno. Sì. Mega divertenti, mega ludici, veramente, questo, ragazzi. Certo, questo serve, ok. Sarà l'occasione di spararlo a testa in giù. Staccalo del tutto. Sì. Qua facciamo l'altra cacata monumentale. Vai, fammi sognare. Cose da non fare, ragazzi. (Ride)
Ma è bellissimo all'ingiù. È molto carino, sì. È una fontana crackling che esplode. Vai. Ultimi tre. Vai, sì. E faccio due insieme in alto. Sì. E uno lungo dritto. Perfetto. Sono veramente belli, ragazzi. Se li trovate, prendeteli sicuramente. Vale la pena passare da CS Fireworks per questi razzetti. Tanta rueba. Ho la sensazione che sia andato un po' storto. Sì, perché ha preso il pezzo di ferro là sopra. Ah, figaro. Vai, ultimo in orizzontale. Bellissimo in acqua! Cos'è successo? Sei infossato in acqua! Adesso raga, lei. Lei. The Legend. La stiamo aspettando, agognando. Sì. Tienila, occhio a tenerla bene. Andiamo. E andiamo sempre di là, into the forest. Eccoci qua, ragazzi. Stiamo mettendo giù la traccia. Lei. Guardate quanto cazzpiterina è lunga, sta iniziando a piovere, infatti dobbiamo farla subito. Sì. Subito, proprio subito. Sì, sì, sì. E parte da qui e pam. 10 metri, raga, 10 metri. Ogni mezzo metro c'è una bottarella e laggiù in fondo il bombone. Direi finale. Che Samu si allontana subito, sì, che sta iniziando a piovere di nuovo. Porco can. Vi metto qua. Vado. Into the action, vai! Cacchio! God. Che cos'è? No, vabbè. No, vabbè. Ma non è mai legale sta roba, cos'è? A rapinare CS Fire. No, scherzo. È bellissima. Adesso noi stiamo spegnendo qualche cosina rimasta accesa, anche se ha diluviato per ore, quindi e proseguirà a diluviare tra mezz'ora, quindi in realtà non prenderà poco mai nulla. Esattamente. Andiamo, Sam. Paurosa! Faccio che più tocchi su me, così si spegne. Sì. Veramente paurosa, ragazzi. Bastante, raga, devastante. Penso di botti, sì. Quindi petardi, sì. Diciamo, la cosa più bella che potete, sì, trovare. Sì. Sì, sì, sì. È tipo il re supremo dei petardi. Esatto. Se vi piacciono i uomini, vi piacciono cane. I falco, vi piacciono i tigre. Questa divastante. È un 10 più un bombolone finale intero dentro. Quindi. Sì, minchia. Con pure la dinamica che vedi, sì. La fiamma che vola. Sì. Spettacolo. No, no. Top, 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 top. Super consigliata. E con questo, ragazzi, vi salutiamo. Vi ricordiamo tutto acquistato da CS Fireworks. Esattamente, Messina. Se avete bisogno contattateci, vi diremo tutto quanto. Assolutamente, contattate anche lui, lo trovate su Instagram, potete contattarlo tranquillamente al sito csfireworks.it dove trovate tutte le informazioni. Noi ragazzi scappiamo perché ci sta per piovere in testa. Vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito anche questa volta. Ciao ragazzi.